oggi un primo incontro con la città metropolitana sul piano strategico. Sì, c'è stato questo primo incontro, abbiamo trovato molta disponibilità da parte del dottor Cozzolino e di tutti i suoi collaboratori, speriamo quanto prima di entrare in una fase più concreta e attuativa di quelle che sono le progettualità che abbiamo in mente di poter realizzare. Perfetto, volevo chiedere una cosa, voi siete più a contatto con i cittadini, quindi con il territorio, avete già qualche idea di come potrebbero essere impiegati i fondi che magari sono a disposizione, se avete già dei progetti? Sì, abbiamo già un progetto che abbiamo prospettato, come ho detto durante questo incontro, che è un progetto in cui noi crediamo molto e che probabilmente riusciamo a realizzare, ecco, concretamente con il contributo della città metropolitana, e che è un progetto che prevede il recupero del vecchio tracciato della circumvesuviana e dell'ex stazione. È un progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana che ci consentirà di dare dei servizi alla comunità nuovi e soprattutto di preservare e tutelare il nostro ambiente cittadino. Ecco, sindaco, un'ultima cosa, la città metropolitana esiste ormai quasi da 4 anni, però c'è sempre stata una scarsa partecipazione dei sindaci ai lavori della città metropolitana, soprattutto alla conferenza dei sindaci. Pensa che si possa aprire una fase nuova? Sicuramente sì, io credo che questo rappresenti, ecco, il primo passo verso, come diceva lei, verso una fase nuova, perché come ho detto e ribadisco abbiamo trovato grande collaborazione che ho potuto sperimentare anche magari qualche annetto fa, insomma, da parte del dottor Cozzolino e da parte dell'attuale sindaco della città metropolitana, questa possibilità che ci viene data, cioè offerta, diciamo così, con questi fondi che ci vengono messi a disposizione, credo che possa rappresentare il primo passo verso una fase nuova di collaborazione e di sinergia che poi ha ricadute positive per tutti i contesti da noi amministrati.